da parte nostra una buona prestazione sicuramente è una prestazione che va rapportata al valore dell'avversario. Il valore di Verona è di una squadra assolutamente di vertice che ha un roster importante, che può far fronte a un altro infortunio, comunque come quello di Lorenzo Penna, a cui auguro in bocca al lupo, spero non sia niente, non ho visto bene cosa è successo, però spero non sia nulla. Però comunque un roster lungo, un roster esperto che ha diverse armi tattiche da poter utilizzare, il post basso di Rosselli, la doppia dimensione di Gandussi, il grande atletismo di Udom, sono tante cose che in una partita prepararle dal punto di vista difensivo è molto complicato. Io oggi non posso prendermela con i miei ragazzi che comunque hanno fatto una gran partita, abbiamo lottato, ci abbiamo messo veramente tutto quello che avevamo in questo sport, poi gli episodi condizionano partite e campionati e oggi veramente se vado a pensare un attimo così solo a quelli che mi ricordo ci sono almeno tre palle vaganti che non riusciamo a prendere e prendiamo tre volte contropiede su ogni palla che era in mano nostra. Quindi, questo fa male in una sconfitta poi maturata negli ultimi secondi, però partiamo dall'inizio di questa partita, avevo chiesto ai ragazzi una reazione rispetto alla brutta prestazione di Ravenna, dove veramente eravamo usciti dal campo con dei rimpianti perché non l'avevamo praticamente giocata sotto ritmo e oggi venire qui a Verona, in questo palazzo, con questo pubblico bello, caloroso, comunque rispondere così nel momento di massima difficoltà è una cosa che mi porto stretta e che sicuramente ci farà lavorare sulla giusta strada per le prossime due partite casalinghe, che sono un po' già un punto di svolta nel nostro campionato.